Ma per che ti fa sarma? Ottobre 2024, festa del fungo, ci troviamo sul corso Umberto I, altro stand, altro negozio del signor Luigi Calabrese. Buonasera. Buonasera. Allora, intanto a coloro che ci stanno guardando, cosa ne pensa di questa festa del fungo? Bellissima, bisogna valorizzarla e portarla sempre più in alto, perché da quello che si vede dalla gente che c'è, sta sempre benissimo, migliorando. Tanta gente di fuori. Si dice da tutte le parti, specialmente dalla Sicilia, l'abbiamo visto, dalla Puglia. Dicono da tutti gli alberghi al pieno. Questo sì. Ristoranti, tutto pieno. Oggi lo mandavano per un ristorante, era tutto pieno. Tutto pieno. Alle vostre spalle i funghi. Che funghi sono? Questi sono porcini. Porcini e sono come sott'olio. Mi piace la particolarità che sono barattoli a forma di fungo. Quindi è vetro e ceramica, sì, bellissimo. Poi si può riutilizzare quella parte, sì, la cappella, diciamo, per piattino, geniale. Sì, poi vediamo i vari patè di cosa. Questo è polvere di porcini, poi abbiamo, sì, il patè di porcini, tutta la linea dei porcini, sì, sia tagliati interi che extra intera. Questi invece grandi, da quanti chili? Questi per ristoranti, insomma. Poi di qua invece abbiamo dei funghi secchi, queste le marmellate. Marmellate di cosa? Tante varianti, c'è la arancia, mandarino, cipolla. Poi vediamo pomodori secchi, funghi secchi, mostaccioli, funghi secchi. Poi vediamo di qua. Di qua ci sono invece di funghi, abbiamo dei preparati, diciamo. Che fate sempre voi? Sempre noi. Alici? Alici che arrivano da Sciacca, Sicilia. Sicilia, poi questa cos'è? Questa la bomba? Questa è la Sviagras, che sì, è il peperoncino proprio piccante. Bello anche il nome, creativo. Sì. E poi ci sono le... Cos'è la bomba di Soverato? Spieghiamo. La Soverato è sempre a base di funghi, pomodori secchi e peperoncini. Bello, di pure questa. Abbiamo quella europea che è a base di cipolla. Poi vedo amaro di funghi. Amaro certose e amaro di funghi. Wow, mai visto? Amaro di funghi. Che sa di funghi qui? Certo, ne usano pure in cucina. Guardatevi quanto ben di Dio che c'è alle nostre spalle, anche vini, liquori, sartelle. Sentite, so che avete anche una fabbrica. Sì, queste sono tutte prodotti che facciamo noi. E Contrada Mindeo, praticamente alle spalle dell'ospedale. Dell'ospedale. Senti, il negozio invece è vicino al Calvario, giusto? Di Sera San Bruno. Sì, abbiamo due punti vendita, uno al 64 Corso Umberto I e uno al 294 vicino al Calvario. Senta, per coloro che ci guardano, quant'è importante saper cercare i funghi? Tantissimo. Con i funghi... Cioè, se uno li trova e viene da voi a farveli vedere, poi gli date... Sì, c'è mia figlia che mi corre. Quindi li controlla per sicurezza, ma con i funghi... Allora, qui vediamo invece il reparto latticini, formaggi, salumi. Spieghiamo cosa sono questi insaccati, signor Giro. Abbiamo salsicce piccanti, sia dolci, poi c'è l'anguria di spiringa, dei formaggi pecorino. Questi invece? Capicolli. Capicolli schiacciata. Sì. Questi da dove vengono? Questi da tutti la spiringa. Da spiringa. C'è il formaggio che è da San Vito. Senta, e poi chiudiamo con il pezzo forte. La pasta, le olive. La pasta ci sono operate i gusti. Sempre se funghi. Sì, c'è la tricolore, poi c'è la pasta ai funghi. Quella là. Sia le, wow, tagliatelle, quella che bella idea pure. I fileia. Le olive. Olive. Un po' di vino ci vuole, non può mancare. Vino se funghi, non l'avevo mai visto, la prima volta. Sì, sì, sì. Senta, per chi volesse intraprendere il lavoro del commerciante, soprattutto di prodotti tipici, quanto è importante la passione? Ci vuole tanta passione, tanta pazienza, passione, se no ci deve tenere per fare questo lavoro, perché come dicevo prima è un po' pericoloso, molto pericoloso se non si conoscono i funghi, quindi ci vuole tanto di esperienza. Qual è il fungo più venduto nel suo negozio? Vabbè, il porcino in quanto è conosciuto, però vendiamo pure il fungo di serra che è il lungurito, il grovus pulgorinus e tanti altri funghi che escono qua nella zona. Va bene, grazie signor Calabretta e buon lavoro. Grazie a lei.